Buon pomeriggio, è l'annuncio Mobis 25 settembre. Ecco qua. Infatti, abbiamo dovuto attendere anche la sposa. Il mio direttore della redazione Per Sempre Napoli, Per Sempre News, la nostra diretta web. E come tutte le spose si fanno attendere, io all'altare, non perché lo dovevo sposare, ma Nunzio, non chiaramente sarei al di là del cosa, non ti dovevo. avrei mai sposato. Vabbè, lascia stare questo fatto. So che tu sei allergico al matrimonio. Però dico questo fatto perché? Perché nella presentazione di questo annunzio Mobis qualcuno sulla mia pagina ha messo i due goleador, quelli che fanno gol. Questa è la verità, facciamo gol, perché noi possiamo parlare Io di no, tutto. io giocavo in porta come Ah, Umberto Chiarello. ho capito. Cioè voi eravate i portieri del parco, c'è cioè quel grande condominio che c'era in una parte di Napoli, dove non vollero mettere i citofoni e misero le guardie giurate dell'epoca con Veramente i quando bandoni sui giocavamo io e Umberto 24. i citofoni non c'erano ancora. Poi È proprio per questo sono che arrivati, infatti li misero in non erano porta. stati inventati Li ancora i misero in citofoni. porta, lui è cieco. Lui misero in porta. Detto questo, Sta cosa così. la dovevi dire perché sennò stavi male. No, Ma sì. detto questa Da, è verità. mezz'ora che stai dicendo devo dire questo fatto, devo dire questo fatto. Non Allora l'hai è vero. detto e ti sei No, non è calmato. vero perché tu lo volevi dire nella casa, non menzioni, io ti dovevo poi scrivere questo perché me l'hai detto tu come battuta ed era come testimone anche Avanti, ah, l'esperto facciamo di sta cosa. rugby della Questa dovrebbe Padova. essere una trasmissione seria, non è come casa Vabbè, mia. questa è una trasmissione perché adesso entriamo nella parte seria. Quali sono i due argomenti all'ordine del giorno? Ma non so se sulla torre faccio al tecnico un. Sulla torre c'è sempre lo striscione, la famosa parola Matrix che vogliono far apparire tutto quello che non è poi la realtà europea, la Matrix europea. Allora parliamo del reddito di cittadinanza. I due argomenti sono il reddito di cittadinanza e il secondo argomento perché il direttore che fa la rassegna stampa nazionale in questi giorni attraverso il web della nostra redazione sta dando dentro sul problema di questa Greta Thunberg, eh? Detto bene perché poi io oltre il napoletano e il volgare napoletano non riesco. Quindi questa Io Greta sono Thunberg, neanche il volgare, io vivo a Napoli. vabbè, comunque è napoletano. Detto questa situazione, e qui il direttore chiaramente farà delle sue osservazioni, che oltretutto le farò anche io. Perché parliamo del reddito di cittadinanza? Primo argomento. Sia nelle precedenti rubriche, e anche, diciamo, quella è la fase pre-estiva, prima dell'estate, su questa situazione uno può dire siamo d'accordo, perché è una forma di situazione che si va anche ad aiutare a delle persone che non hanno della Io non sono possibilità, e d'accordo. vabbè, dopo lo dirai perché. Io dico che oggi questo reddito di cittadinanza è diventato reddito di cittadinanza ad ricottam, veramente ad grande ricottam. E do la colpa a questo Movimento 5 Stelle che nella fascia maggiormente del 35% del territorio nazionale del Mezzogiorno d'Italia è stata una grande mancia elettorale ed una grande ricotta. Aggiungo ancora, e mi prendo tutta la responsabilità perché questo che ho in mano è un qualcosa che è direttamente a me e quindi non è che io vado a leggere e tutti i supporter sulla rete dei grillini sciocchi, iniziando anche da alcuni amici che conosco e altri conosciuti in rete, alcuni dei professionisti che fanno gli atti e anche dei professionisti, diciamo così, di alto livello, fanno sempre gli atti. Questa volta, quando menzionerò questo che ho posto come argomento da trattare, è qualcosa che è mio. 42 anni fa e nessuno potrà obiettare perché sono ancora in corso per gli ultimi 365 giorni. Quindi ne parlerò e per fare la differenza, al di là di tutte queste forme di spettacolarizzazione di questi centri, come si chiamano questi qua che stanno facendo casino con De Luca, là, che me lo dico, Navigator. ah, i famosi navigator, eccetera, perché io guardavo la nave e non mi veniva sto fatto dei navigator, eccetera. Chiaramente potevano anche essere bypassati.
Bastava soltanto che lo Stato si organizzasse perché c'è un'emergenza a Mezzogiorno d'Italia, perché la fascia, diciamo, più alta che ha richiesto il reddito a ricotta di cittadinanza, di cui pregiudicati, gente così. Se voi andate fuori alla posta, ho preso delle foto quando vanno, hanno la scheda ricaricata fuori l'ufficio postale, arrivano con questi motorini, orecchini d'oro, eccetera, eccetera. Tengo un reddito. Ecco, questo doveva essere una situazione, una fase con una contestualità che non c'è stata. Allora io ho portato la legge in modo che rinfreschiamo la memoria a questi asini con le stelle di 5 Stelle, per far sì che già sta arrivando in Parlamento, che io ho inviato a un parlamentare, ex sottosegretario al lavoro, questa situazione, a dire sparala subito perché così li metti in difficoltà e si toglie tutta questa ricotta da mezzo, perché parecchie persone non l'accetteranno più. A parte che io dico, su tutta questa fascia, il 30%, attenzione, il 30%, che è una bella fascia di gente che veramente aveva bisogno. E questo è stato veramente un ringraziamento a Dio di questo reddito di cittadinanza, ma doveva essere contestuale perché poi sono i soldi pubblici. La famosa legge 285/1977, l'avviamento al lavoro attraverso i contratti formazione lavoro. Oggi con la legge 100 o con il pensionamento che è in atto, con gente che raggiungono i 67 anni di età, perché dovete sapere che nella fase della pubblica amministrazione, che è la maggiore azienda italiana, possiamo dire, ma non azienda italiana che la dobbiamo considerare la pubblica amministrazione ormai paritermica nel senso del funzionamento, io parlo sempre dell'area del Mezzogiorno d'Italia, ma ci metto anche Roma a scendere, perché Roma è una città del centro Italia, ma ha la mentalità per tutto quello che accade, con investimenti della Camorra, con disfunzioni, buche, eccetera, eccetera, tu pensi come che il Mezzogiorno nord, d'Italia. Al nord le cose siano fatte meglio? No, attenzione, non fare il borbonico, perché altrimenti io poi faccio l'ultra borbonico di più e dico cose dei Borboni perché hanno anche tradito la mia patria. No, io sono un meridionale. Che andiamo al 1860. Ma non dire queste cose, la lascia stare sul 1860. A nord o meno, alla situazione della pubblica amministrazione è secondaria, perché la gente là vuole andare in fabbrica, vuole fare l'imprenditore, queste cose qua. Ma al di là i soldi di Chierno, se ne sono presi o meno, hanno costruito qualcosa. Noi invece avevamo il bidet. Dopo tutto il bidet poteva regire, ma non lo aveva il popolo, il bidet. Al di là di tutte quelle cose che avevamo. Non voglio chiudere qua questa polemica, altrimenti poi devo chiamare in causa uno che veramente ha le contro cosiddette palle, come il procuratore nazionale Grattieri, che è un uomo del sud, meridionalista convinto, che su quella situazione di Garibaldi ha scritto un libro, e su quella situazione di la nostri latifondisti borbonici poi diventati garibaldini ha scritto ancora il libro, lui è il professor di caso, ne abbiamo parlato, meglio che lo dica. Garibaldi era quel colonnello dell'esercito inglese che venne nell'Italia, era un massone, quindi è inutile che non mi dica questa tarantella, che fosse no era inglese. Era un massone, guarda, generale, era un po' l'eroe di quei mondi, Zizza, all'atto per il Sud America e in Italia per le due parti, come i politici di adesso, due mondi Zizza, qui ci sono alcuni due mondi Zizza, si allea in regione con uno e l'altro si allea in comune. L'ultimo esercito nel quale è stato Garibaldi è stato quello francese, scusami un attimo, dopo aver fatto la guerra contro la Francia ha fatto il generale francese. Allora, il problema è questo qua, i contratti formazione lavoro. C'era l'istituto del collocamento che chiamavano a graduatorie tra laureati, diplomati, scuole medie inferiori, scuole elementari, e c'erano i vari progetti. Nell'azienda pubblica si entrava sei mesi, tempo determinato, proroga massimo 12 mesi, poi si doveva uscire fuori. Il problema è che ci fu una fase di ristrutturazione della pubblica amministrazione all'epoca che aveva, diciamo, già, non come ora, che non, ormai tanti sono andati via e il numero è sceso, si è ridotto addirittura del terzo. Io sono entrato nell'ente pubblico dell'amministrazione, che con le partecipate eravamo circa 27.000 persone, quindi un esercito. Napoli era la più grande industria del comune di Napoli. E tutte parti d'Italia ci fu questa famosa legge 285 con la fascia di laureati, diplomati e i progetti per l'arredo, i progetti sociali, eccetera. L'unica cosa di cattivo che c'era a quell'epoca,
era la cosiddetta politica del blocco dei flussi di massa che dava lo stipendio e diventava, diciamo, la mancia elettorale, però poi non curava la funzionalità della pubblica amministrazione. Perché dico questo? Perché oggi, al di là della quota 100, che sono andati mandando via, cioè io ho visto ieri i dati, 175.000 più 129.000 hanno chiesto il pensionamento, circa 300.000 persone, 299.000 e qualcosa. C'è la fase di assunzione dal 78 al 2022 dei 67 anni delle persone. Quindi qualcuno che è già entrato in quota 100 e altri che possono dire, vabbè, devo fare un altro anno, un anno e mezzo, me lo faccio appieno perché a livello... No, a me io ho dato a questo punto un premio come situazione di funzionario. Mi hanno Cioè va in pensione riconosciuto. prima. No, ma di pensione direttamente a 67 anni. L'anno prossimo me ne cacciano proprio, adesso me ne devi andare, insomma. Il concetto è questo. Detto Problema per tua questo... moglie. No, no, la moglie non c'è, non c'è, non Non esiste, sei a messo casa, con non me. vieni qua. No, vengo qua, faccio il portiere. Allora, Però guadagni il bene, perché mi stanno parecchi giù. vabbè, con le mance natalizie ancora di più. No, vabbè, stanno Allora, male. voi Così che lo avete i sei. soldi? Avete fatto Chiarillo, lo i portiere? Avete i soldi, prendiamo, avete fatto i non portiere? prendiamo un altro. Vabbè, comunque stiamo parlando di una cosa seria. Quindi con la 285, contratti di formazione. E questo era poi, che cosa? C'era la formazione che all'epoca fu fatta dall'istituto, dall'università, sono rossa da bene in casa. E io le posso dire chi era la mia formatrice. Era sempre una spartizione politica, eh? La mia formatrice era la prima moglie dell'onorevole Antonio Bassolino, che all'epoca era segretario regionale del PCI, la professoressa spagnola, la mamma di Gaetano. Quindi questo lo posso dire. Io perché dico questo? Non perché voglio dire il nome e il cognome, perché deve arrivare il messaggio che quando sto Vogliamo arrivare a dicendo uno, ce lo è un dico momento così. della situazione. Allora, i contratti formazione e lavoro. Direttamente il giovane assunto all'epoca, perché erano i giovani della 285, perché ognuno di ci aveva 22, 21, 27, 28, 29 anni, entrava nella pubblica amministrazione e faceva formazione lavoro. Quindi i primi anni, che uno non è che era direttamente nell'ente pubblico, in questo caso se stava al comune di Napoli o di Casoglio, di Caserta, Benevento o in quello di Sant'Ambro, quello di Capo, eccetera, erano tutti in questa fase, diciamo, dei primi anni, indicati nello stato non di ruolo. Poi attraverso un concorso formale, dopo questi anni, un anno, guarda, perché si andava avanti a proroga, perché il contratto era a tempo determinato, divenne indeterminato, ci fu poi l'assorbimento attraverso questo concorso. E non ci sono stati tutti questi casini, eccetera. Perché dico la pubblica amministrazione? Perché la legge parla della pubblica amministrazione, con gli enti pubblici, economici, eccetera, ma parla di cooperative, associazioni, per quanto riguarda la terra, o imprese individuali, che possono attraverso questa legge, prima c'erano i collocamenti, adesso non so che cosa sta accadendo sul mercato del lavoro, hanno trovato lo sbocco occupazionale. Allora dico, reddito di cittadinanza. Poteva uno stare 30 giorni, 40 giorni, 50 Un giorni concetto che è ad avere sbagliato, direi, a di reddito di cittadinanza. cittadinanza, ma non che stai a 4-5 mesi, gente che prende 1000, 1100, 950, 850, l'equivalente di uno stipendio di uno che non si è potuto tirare indietro, che non ha potuto. Ecco, Allora, quindi il questo è il reddito di concetto. cittadinanza, come tante cose, non pensate dai politici, poi per fare certe cose bisogna essere Avere i politici, politici. poi passate No. da quattro Il reddito di scalmanati. cittadinanza in astratto è una cosa giustissima. Dico, io lo Stato mi metto in supporto di coloro che ne hanno bisogno. Vado a vedere la resa dei conti, creo lavoro nero, perché il primo dato è questo. Chi ha il reddito di cittadinanza non ha nessuna intenzione di essere assunto. Preferisce andare a lavorare in nero e continuare a percepire anche il reddito di cittadinanza. Chi è che fa il furbo però? Ce ne sono tanti, insomma. No, no, anche i datori di lavoro ci marciano su questo. Fermo restando che è Alcuni lo un'istigazione. rischiano, aspetta, guarda, no, su questo guarda, Lo liberato, so, attenzione. è l'idea che è sbagliata. Ma Poi, ci però, sono quelle là che fanno specialmente i lavori di notte, sì, eccetera, che non li ok, vedono nei controlli, ma quelle là di giorno sono controllate. è il concetto che è sbagliato. Tu devi fare un avviamento al lavoro.
Non devi fare un reddito di cittadinanza. No, no, tu scusa, lo sa, però scusa, no, 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 non ti interrompo su questo perché hai sbagliato, mi permetto di dire, non hai sbagliato tu come hai fatto in questo, c'è nel concetto, c'è. Allora, secondo me doveva essere sì. Allora, lei dice, tu dai una situazione di una forma di assistenza, perché chiaramente hai una potenza economica di sostentamento. Quindi attraverso questa forma di reddito devi applicare immediatamente, diciamo, la fase contestuale. Però prima di dare questo, ecco perché non l'hanno creata dei politici, perché questi qua che l'hanno ideata, questo fatto del reddito di cittadinanza, erano quelli là della famosa scatoletta che volevano aprire del sistema della gente perché non era questo, però è sbagliato. La politica l'hanno fatta. I politici. Perché fare una legge, un qualunque provvedimento, comporta che lo devi saper fare. Esatto. Devi saper valutare anche le conseguenze e la fattibilità. Esatto. Okay. E loro hanno, ecco, quindi mi permetto di dire, io non voglio fare l'attacco politico. No, no, non è dico, ma il Movimento 5 Stelle non ha guardato la situazione perché ha detto: mo ci diamo i soldi e si subito. Allora, il concetto iniziale può anche essere corretto. Io do un aiuto a coloro che ne hanno bisogno. Io, però, credo che l'aiuto a coloro che ne hanno bisogno lo devo dare in un altro modo. Innanzitutto, poi. E non è neanche giusto, tu facevi riferimento alle assunzioni nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in Italia è satura, ce ne sono sin troppi. No, ma adesso ma è il 50%. Allora, tutto quello che viene fatto in linea di massima dalla pubblica amministrazione oggi potrebbe essere fatto che computer online. E questo se mi fa quindi allora, spiegare che oggi se ne vanno via, mi permetto di dire 300.000, tu ne prendi 150.000. E sono 150.000 persone che hanno diritto di lavorare, bravo. Però gli vai a dare uno stipendio per un lavoro che non serve. No, questo non lo dire perché la pubblica amministrazione, specialmente al sud, deve diventare efficiente, ma non è questo. La pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione oggi ha altre situazioni. La pubblica amministrazione è ipertrofica perché è stata fatta col concetto dell'assistenzialismo. Ma qua a Mezzogiorno d'Italia, maggiormente. Quanti sono i dipendenti pubblici in Italia? Sono sotto il milione. Credo, una volta erano 4-5 milioni, sì, non lo so, adesso saranno anche di meno. Che è una cosa. Adesso bisogna capire che il mondo del lavoro è cambiato totalmente. E anche all'interno della pubblica amministrazione. Gli investimenti vanno fatti per quelli che sono i lavori che vanno adesso, ok? Non per quelle cose che si fanno giusto per fare assistenza. No. Mi spiace. Allora, attenzione, guarda che mi permetto di dire. Oggi il settore pubblico lavora da un punto di vista privatistico, perché se vai a vedere la forma di contrattistica, dirigenziale, dove funziona, è un problema di rendimento. Allora, quindi tu devi portare delle determinate situazioni, perché il servizio pubblico, mi permetto, al di là dell'azienda, che tu fai il cosiddetto bilancio dell'attivo più e meno, il servizio pubblico che tu devi offrire, oggi per esempio ci sono delle esigenze, c'è molto del sociale da operare, molto delle situazioni di arredo di operare, in tante altre cose, perché stanno venendo fuori, e non ho detto che devono entrare nel comune, forse non mi sono spiegato, cioè la legge 285, la cosiddetta pubblica amministrazione, oggi è curata dal pubblico. Ti faccio l'esempio classico. Non c'era così, no, allora, cosa, no? Allora, ti faccio un esempio. Tu devi offrire un servizio pubblico alla gente. Una volta il posto alle poste, è più il posto, ma oggi è diverso. Oggi il posto alle poste oggi è un qualcosa che non ha senso. Uno, perché il lettere non ci sta neanche. Ma non c'è, ma hanno altre cose, anche i comuni hanno altre cose. Ma due, stai scherzando, due, adesso che tu vai. Tu stai dicendo che io dico fesserie prima ancora che senti quello che è questo posto è posto per usare la lettera, ma la posta hanno altre cose, c'hanno il banco posta, c'hanno il banco posto è una cosa che non serve avere dipendenti, perché lo può fare tranquillamente il bancomat fuori all'ufficio, ma no, ma quella gente la deve, hanno il management di investimento. Allora il management di investimento è una cosa, ma fa parte del gruppo, ma tu le dici una cosa è bella, scusa, perché c'è anche il gruppo. Sono cambiati su 100 dipendenti, su 100 dipendenti delle poste, su 100 dipendenti delle poste. Ho fatto l'esempio delle poste per fare un esempio classico. Quanti fanno management e quanto fanno i lavori che oggi non servono più? Questi non è che non ma c'è ci più sono allora scusa per il brato, ma non c'è la posta, ma c'è ma guarda che c'è un'altra forma di utenza, c'è il problema di situazioni di sportelli, c'è il problema che si sono quotati in borsa. C'è il problema di investimenti, c'è il problema di servizi. Spiegami, tu
penso che avrai come me la iattura di dover andare ogni tanto all'ufficio postale, no? Hanno file enormi. Una volta si faceva subito a pagare una bolletta, ma per pagare una bolletta ci vuole una vita. Soltanto il No, ci vuole una vita, perché No, ma ci stanno tante procedura, persone. la procedura Sai quello che lo che direbbe della gente? la Dice, non sono procedura che proprio. ci sta adesso è una cosa infinita. Lo so. Non sono tutte cose che si potrebbero fare con un bancomat esterno. Sì, già adesso credo che sia Ma sì, ma tecnico. ci sta quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno. Quindi posso dire, scusa, è un problema della gente. Inculcare questo fatto, ma qua non ti dico il posto alla posta, No, io ho attenzione. detto il posto alla posta Ma perché tu hai posta poco, il posto mondo comune, del al il posto al mondo. comune, parliamo del posto al comune. Allora parliamo di quello che faccio io, il lavoro giornalistico, che non è un lavoro. Quando io ho cominciato, ahimè tanti anni fa, scrivevo l'articolo a macchina, telefonavo, Macchina da scrivere, perché esattamente, fammi capire. telefonavo al, In c'era, no, redazione. non telefonavo in redazione, c'era, non ci stavano manco i mafoni, cioè io dettavo l'articolo a qualcuno, uno stenografo, che se lo scriveva, poi lo scriveva lui a macchina, al computer. Poi andava in redazione, poi passava in tipografia, all'Enotype, eccetera. Adesso la pagina, se la devo fare, la faccio direttamente da casa. Non vuol dire che non ci sono più giornalisti, vuol dire che il lavoro del È giornalista è cambiato. cambiato. Ah. E questo andrebbe fatto anche nella pubblica E amministrazione. questo è cambiato nella pubblica Dopodiché ci amministrazione. stanno tanti lavori nuovi che una volta non c'erano, tante necessità nuove che una volta non c'erano, che non sono per nulla sfruttati. Il reddito di cittadinanza, e torniamo a bomba, di per sé è un concetto in astratto corretto, ok? Però lo devi sapere applicare, giusto? Come lo devi sapere applicare? Non creando. Faccio osservazione su Dimmi, questo. dimmi. Allora, attenzione. Io quando abbiamo detto il problema perché la pubblica amministrazione? Perché la metà, il 50%, dato che le basse forze all'interno sono cambiate, oggi ci sono lavori produttivi all'esterno perché servono da fare, perché il problema nel sociale oggi, nel sociale non è soltanto che vai là, c'è l'assistente sociale, ma c'è il problema all'esterno, una popolazione che invecchia. C'è il problema degli interventi, delle esigenze delle persone, c'è il problema di aiuti alle persone, c'è il problema dell'arredo, c'è il problema di altre cose. Cioè queste cose all'esterno, quel tipo di lavoro, in una forma di impresa lavoro, si fa. Io ti parlo di pubblica amministrazione, che tu non è che in questo caso vai nella pubblica amministrazione. Se è il progetto per dire arredo, se è il progetto il fatto del sociale, che sono lavori che sono nuovi rispetto a prima, che erano sulla carta, che erano una cosa elettorale. Oggi invece sono lavori che devono avere una sua produttività. Cioè, che significa? Devi dare dei servizi. L'efficienza è nella funzionalità Quali è sono questo i l'attenzione. lavori emergenti adesso? Esatto, poi ci sono i lavori emergenti. Lavori emergenti adesso sono. I lavori emergenti adesso sono molto nell'ambiente, nella cura dell'ambiente. Il trattamento dei rifiuti, che pare una cosa, è una cosa fondamentale dalla quale verrà ricchezza. Attenzione, e che cosa questo è collegato a che cosa? Il progetto arredo, il progetto socioambientale, a chi è collegato? È collegato a una macchina centrale che è collegato, scusa, liberato, io questo sto dando ragione a te, il tuo ragionamento, come il problema della terra. Io ti parlo della Allora, no, collocazione al aspetta un lavoro, attimo, aspetta. il Dopodiché, biotecnico, dove c'è eccetera. bisogno di lavoro? Parlo della zona della Campania. Noi abbiamo due ricchezze. Abbondanza, Beh, avremo allora noi abbiamo tre. tre La Monnezza, abbondanza. il turismo e l'agricoltura. Bravissimo, ecco Bisognerebbe quello. fare formazioni in questi tre ambiti, non mandare lo stipendio a casa a uno che non fa niente, né genio, fa niente. Bravo, Facciamo la attenzione. formazione su Allora, queste cose bravissimo, qui. allora fermati un attimo. Faccio un esempio, va bene? In questo caso, famosa la battuta di Totò Cascalasino, e guardate un attimo. Turismo, ambiente, agricoltura. Non tanto del fenomeno dell'agricoltura, perché è previsto come fatto già nella legge all'epoca, problema della terra. Ambiente e turismo sono dei capisaldi fondamentali dell'azione politica e amministrativa delle È città. chiaro che deve È essere una chiaro bici di che tu. quella guida politica. Bravo! Allora tu che Chiaro. cosa. Bravo! Che, allora, ecco. Dato che tu oggi con la tecnologia avanzata, grazie, cioè diciamo, grazie ai computer, alcuni noi diciamo grazie ai computer, però noi vorremmo ringraziare perché si va avanti, eccetera.
tu che cosa fai? Hai delle esigenze che oggi si è sfottito la pubblica amministrazione, 300.000, e chiaramente hai l'esigenza di coprire 1-3, 1-3, 1-3. Attenzione. Quindi oggi la pubblica amministrazione ha una situazione di capacità all'esterno, non è arroccata nel certificato, che questo è bypassato ormai. Però nei servizi, in questo caso politica, turistica, l'ambiente. Una delle prime puntate che Ma tu abbiamo. pensi che si potessero a spazzacchi, se caro reddito di cittadinanza e a differenziare Lascia per la strada? perdere, Ma mi lascia fai perdere fare. Ma anche dico reddito quello, di anche cittadinanza. Ma quello. scusa, ma ti sto parlando. Attenzione, libera. Ma qua stiamo parlando di regalare soldi alla gente. Anche Ti quello, sto anche io. Qui sto parlando a livello di lavoro. dicendo, Perché tante Lucio, verranno anche Lucio, Lucio, meno. anche qui. Insomma, Dopodiché, finiamo, allora, insomma, di dire noi delle cose. dobbiamo essere propositivi, Concreti, propositivi, esatto, bravo. propositivi. E questo ho detto la 8.5. Come si sviluppa il turismo? Noi abbiamo mare, abbiamo Come si patrimonio. sviluppa l'ambiente? Ma abbiamo questa cosa, e ci sono, da dove parte questa cosa? L'ambiente, chi deve dire la gestione territoriale, regionale, la regione, i vari enti comunali, le varie situazioni, ecco il progetto che parte da là, io da qui, perché questi erano progetti regionali, non era una cosa che l'era creata la voglia, Ma stiamo concludo. dicendo sostanzialmente la Ci sto stessa da cosa. 42 anni, come L'unica era. cosa nella quale differenziamo i punti di vista è che io dico che il reddito di cittadinanza, che in astratto è un fatto grandioso, nel concreto è applicato malissimo, andrebbe fatto nella formazione e nella creazione di posti di lavoro in determinati settori. Non intesi come pubblica amministrazione, burocrazia, eccetera. L'altra volta, una delle prime puntate che facemmo qua, è un ragionamento che facesti tu e che io all'inizio ti guardai un po' perplesso e poi adesso ti posso dire condivido in pieno. Grazie, direttore. Dicesti Sono stato promosso direttore all'Atene. lo sport può essere un veicolo straordinario di promozione turistica. Bravo. Ora, si parlava dell'ippodromo di Agnano, ci Bravissimo. sono tante altre cose. Preparare la gente a creare eventi, poi che lo sport può essere l'evento. Napoli in questo momento è un fiorire di iniziative straordinarie. L'altra volta ho letto un articolo sul giornale che Napoli è una città depressa, abbandonata a se stessa. Ti posso dire che da un punto di vista abbastanza privilegiato, perché controllo tutto quello che succede a Napoli, Napoli in questo momento è una città da un punto di vista culturale, effervescente, c'è veramente di tutto, ma noi là dobbiamo andare a investire. A Napoli i turisti vengono, prima venivano solo di passaggio per andare a Ma adesso Ischia, c'è il flusso, adesso bisogna si fermano creare un pure. turismo di ricchezza. Prima era uno scalo, adesso sta diventando una forma di semipermanenza, però con un altro Adesso tipo di turismo. Napoli è una città in cui la gente si ferma pure. Se mai si ferma un giorno, 2 giorni, dobbiamo aumentare. E per fare questo devi creare tante No, non iniziative. devi più limitare, attenzione, ecco dove manca, ecco il problema di perché. Allora, noi siamo partiti Tu appunto qua per la. devi iniziare, Esatto, è il reddito di appunto, cittadinanza deve essere utilizzato bravo, per formare la gente in ecco, queste adesso sei cose arrivato a questo punto. Allora, il reddito di cittadinanza, perché io attraverso i live personali che ho fatto sulla pagina e poi sono venuto qui in redazione dell'annunzio Mobis e ho ripetuto anche quello, perché io non mi fermo fino a quando qualcuno non riesce a capire. La legge 285 era il problema che all'epoca, 43-44 anni fa, metteva in moto il meccanismo di. Doveva essere così, perché poi c'era ancora quella politica ancora assistenzialistica. Ecco il concetto. Attenzione, fammi finire di completare il discorso, perché il problema è questo qua. Della massa, del flusso, va bene, diamo il posto mentre si doveva rinnovare la pubblica amministrazione. Ci sono fatti degli errori. Ora, adesso che ci sta un'evoluzione tecnologica, c'è un modo diverso perché le amministrazioni devono camminare in un altro modo. Tu hai centrato i punti che io ho parlato di pubblica amministrazione, ma hai toccato dei punti che fanno capo direttamente alla parte centrale, socioambientale, turistica, problema dell'agricoltura, anche potrebbe essere Funzio, agricoltura che è un fatto essenziale. Funzio. E allora, Fa capo alla politica. La ma scusa, politica è ma la come mette guida della polis. è Questo è. brava, ma scusa. Servono politici Allora, scusa, professionisti posso che dire, sanno di allora. quello che si parla. Bene, allora, guarda qua. Allora, la leggo.
Questo è di 42 anni fa. Ci stavano i politici, ci stava gente che sapeva fare politica. Allora, però la portò poi in una fase assistenziale. Incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, svolta da imprese individuali o associate cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici. Finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili, con particolare riferimento al settore agricolo e programmatico e servizi d'opera predisposti dalle amministrazioni centrali. Incoraggiare l'accesso dei giovani alla capitalizzazione, eccetera, eccetera. Cioè, questa qua è quello che ha dato il pane e ha dato le possibilità a formare famiglie, che sono venuti fuori dei figli, chi laureati, chi non è laureato, chi ha trovato un lavoro, eccetera, diverso. Cioè, hanno costituito l'ossatura portante del nostro paese. Fermo restando che questa situazione, io ti parlo perché il problema liberato, noi parliamo la stessa lingua, noi vogliamo che il meridione venga fuori veramente, ma venga fuori con un cambio mentale. Perciò dico a te, oggi anche la pubblica amministrazione ha un problema di managerialità. Certo. Oggi un dirigente del comune, diciamo dell'ente pubblico o quello regionale, prende uno stipendio che quelli di 30 anni fa, che erano ricchi già all'epoca, se li sono sognati. Perché hanno altre situazioni, anche se non danno nessun rendimento, perché poi, insomma, la loro produttività è dire soltanto prenditi le ferie e nient'altro, perché poi lavorano i funzionari, le parti intermedie. Sono scomparsi dei determinati bassi livelli, sostituiti da queste forme di gruppi, di società che fanno per dire guardia mia, Consentimi persone. solo di dirti una Perciò ti cosa. dico la volta. Consentimi solo di dire una cosa, che non sono d'accordo con te. Tu hai detto che il problema lo risolvi al meridione in questo modo. Il problema, se tu analizzi solo il meridione, non lo risolverai mai. No, perché per il migliore si va Probabilmente a agganciare. non lo risolvi neanche a livello nazionale. Lo risolvi a livello europeo, perché quello è il mercato che c'è in questo momento. Tutti i problemi che abbiamo al meridione, Scusami, se tu fai la tutti i politica sulla problemi, situazione l'Italia i diventa principe problemi che hai al meridione dell'Europa. nascono al nord. La politica assistenziale fatta per buttare i soldi al meridione la decidono al nord per continuare a fare i comodi loro. Se tu vai ad analizzare uno dei grandi problemi Però devi da... analizzare da quanti anni, no? Perché fermati qua, perché a questo punto qua ti devo E allora ti fermare. devo dire che torniamo al 1860. No, noi torniamo al Ma 1860, lascia lo dobbiamo tutto. dire, allora scusami, lo dobbiamo Nunzio, dire ai nostri politici del Nunzio, Meridione che già 40-50 anni fa non hanno Nunzio, saputo fare una politica per il Nunzio, Mezzogiorno, Nunzio, hanno fatto la politica Nunzio, assistenziale. No, non avevamo, cosa facevi il fatto Nunzio, Nunzio. di fare il Allora, patto con la difesa, la avevano democrazia, fatto. No, la la democrazia, democrazia è tanto più la parlare. democrazia c'ha un problema di base, che ha bisogno del consenso. Ah, ecco. Crea il consenso, ti comporta problemi di questo tipo. Il concetto di uno vale uno, che è alla base della democrazia, cioè che il voto tuo o mio vale come quello di un capitano d'industria, ma anche come quello che si piglia il reddito di cittadinanza, ti comporta questo tipo di problemi. Tu dici, meglio la democrazia con questi problemi che la dittatura. Su questo non c'è dubbio. Ci vorrebbero dei dittatori illuminati oppure dei democratici che avessero davvero a cuore Sono un cambio le sorti. mentale del popolo, guarda. Liberato, chiedo scusa, il discorso europeo, sono Lo d'accordo con sai te. perché in Campania abbiamo la terra del fuoco? Grazie, grazie Secondo te perché c'è sta la camorra che ti fa la cosa? a te. No, c'è la politica che vuole costruire No, situazioni, gli altri no. la terra del fuoco nasce dal fatto che le grandi aziende del nord, lavorando a nero, facendo più evasione fiscale di quello che facciamo al sud, hanno queste produzioni di scarti speciali in eccesso Scusami, che non li liberato. possono dichiarare e hanno sparito in No, maniera liberato, illegale. lo disposi a Pulcinella, e dissi anche la motivazione, perché poi Pulcinella mi spiegai questo fatto del fatturato. Allora adesso lo devo dire pure a te, mi dispiace. Qua stiamo parlando di un altro tipo di discorso. L'evasione è una cosa,
dal punto di vista di produzione, di livello di soldi, e a venerare terra in altro, perché poi se non io Nunzio, che porta a venerare casa mia. Nunzio, sono d'accordo con te. Ah, sei d'accordo, però, no, aspetta, no, però mi devi capire. Esiste questo mercato, perché a monte c'è una creazione a nero di rifiuti speciali. Bravissimo. Che non possono essere smaltiti. Attenzione, normalmente. Attenzione, fermati un attimo, che qua se viene anche i paesi, cosiddetta la parte dei paesi dell'est, sono venuti a scaricare qui. Quindi il discorso è un'altra cosa, voluti sempre da qualcuno. Ho detto che il problema ma non prima di un attimo. Ma lascia stare, io adesso ti sto parlando della situazione dove maggiormente c'è il peso maggiore, l'esigenza di venire fuori, liberato, e di non creare assistenza, perché poi, giustamente, quello che abbiamo detto qua, l'hanno riportato stamattina in qualche giornale, ma da tempo lo diciamo, Italia povera, italiani ricchi, nel senso che ricchi per dire, nel senso di le varie fasce, eccetera. Il discorso è questo qua, io parlavo di un qualcosa che sta diventando, se non si corre ai ripari, e di quello dell'energia che può esprimere, e di questo fatto è che bisogna assolutamente entrare nella operatività subito dei progetti. È chiaro, libera, altrimenti noi abbiamo questo ricotta a vita e ognuno vuol fare il concorso non sapendo che ci sta una situazione, una fascia che prende assistenza. Scusami, liberato, qua stiamo qua dobbiamo fare la percentuale, non voglio dire l'Italia. Allora, percentuale massima di esigenze, noi ci dobbiamo attaccare, perché il concetto di sé economico, liberato, ti chiedo scusa, perché questa è una cosa che la dico da oltre 20 anni, prima che venivano fuori tutti questi episodi incresciosi. Il concetto, quando ero presente a FAC Campania, che io giravo anche per il centro Italia, eccetera, e vedevo delle realtà e confrontavo delle imprese, eccetera, attenzione, i soldi maggiori le avevamo noi anche come possibilità di impresa, ma lascia stare che era sgangherato, mi sfruttava tutte quelle situazioni che possiamo dire nel mondo, cioè possiamo dire alla gente. Ma il concetto principale è che lo scollamento di questo paese, allora io parto dai servizi, dai progetti, oggi con mentalità diverse, è quello di investire, perché nel vetro, come lo stesso fatto, parliamo della nostra Napoli, che tu hai detto di iniziativa, stanno girando dei film, eccetera. Ma i film sono una cosa. Sì, ma boh, che ne sono le cose. Stanno girando nel set, cioè fanno movimentazione, si creano situazioni, si vedono le cose belle. Ieri hanno inaugurato la mostra di Miró. La mostra su Canova ha fatto 600.000. Ci stanno dei risultati che vanno bene per il turismo. Poi io qua mi affaccio, vedo che ogni mattina arrivano 2-3 navi da crociera. Bravissimo. E poi scendono e trovano la monnezza più assoluta, perché qua ci sta la al di là di chi questo. Chi piglia il reddito di cittadinanza, venisse qua a pulire e studiasse come. Questa è una cosa intelligente. Il progetto, questo perché in questo modo si genera ricchezza. Il problema. Esatto. Questa zona qua si fa una zona verde, qualcosa ma che porta ricchezza. Ma tu guarda qua, vedi, io qua sul problema della nostra trasmissione, quattro chiacchiere col megafono. E se tu vai direttamente, altrimenti lo faccio io il servizio, lì con la telecamera, di fronte a noi, e poi ti porta a un'altra fase, che sono le aree della parte che deve decollare, della Napoli Est, dal mercato ittico, l'ex mercato ortofrutticolo. Questa è una cosa storica, è diventata l'immondezzaio, e dopo tante situazioni siamo riusciti a far pulire questo, che ci dormono ancora gente, povera gente, allora, là dentro là. La vetrina di Napoli quale deve essere? Il porto, a stazione ferroviaria. La vetrina di Napoli, attenzione, liberato, è Napoli intera, non un circuito, perché io devo camminare ma lascia stare le periferie, ma Napoli è un paese, non stiamo parlando delle periferie, cioè tu le periferie di Roma e le periferie di Parigi distano dal centro, noi siamo qua, siamo un agglomerato tutti insieme, cioè la città di Napoli può essere facilmente pilota di efficientismo a livello nazionale, veramente sovrano, attenzione. È perché su questo, altrimenti guardi, ti posso dire una cosa, questo è un ragionamento che faremo, perché io inviterò i politici, anzi ti annuncio come direttore di redazione della testata nostra, che parlerò prossimamente, contatterò stasera, poi vediamo quando potrà venire, anche sul problema delle carceri, per quando sta accadendo, verrà, credo, segretario regionale del SAPPE, qui, e parleremo del problema polizia penitenziaria. Questo lo dico, tu hai detto, quello là rifiuto di presenziare, perché poi a me non mi piace fare
l'assistenza professionistica. Mi fermo qua, non vado oltre perché sono delle cose riservate che io so. A me, tu lo invita, a me, io non sono il padrone di casa, ma nell'annuncio l'ho visto io, assolutamente non lo io prenderò sono mai. per i professionisti in tutti gli Ma ambiti. io, allora, scusi, ci sono dei, io li prendo tutti, ma tranne alcuni. Io li prendo tutti, tranne alcuni. Io ti dico una cosa, quando avrò bisogno di un medico, voglio un medico professionista. Allora di cambiare. Quando c'ho un problema che devo risolvere col politico, io voglio Io un medico personalmente, allora professionista. chiedo scusa, personalmente nella mia rubrica eccetera, voglio il maggior avversario mio, il maggior nemico mio, ma tranne alcuni. Non nel senso che non mi sono né avversari amici, perché io non li considero, perché sono professionisti. Attenzione, guarda, di bravo, perché questa parola la devi dire, professionisti del sistema Italia. E basta, cioè si dice che sono tricaballacca, offende i tricaballacca seri. È chiaro, quindi fermiamoci qua, non andiamo oltre, perché se vado io e parlo io, che penso che ne so qualcosa più dei giornalisti. Ne so più qualcuno dei giornalisti. No, io sono pubblicista, perché Cavallo paga i contributi. Però non sa riprendere quante persone sono e chi è che fa casino, capito? No, ma non voglio fare il polemico, no? Ma te l'ho spiegato un'altra volta, capito? Io me lo Basta presi per il braccio, queste capito? beghe Sempre politiche, un qua siamo al di sopra della politica. no, Qua ci stanno attenzione, facendo sogni, no. segni Sì, proprio un da. attimo solo, dobbiamo parlare di credo e poi concludiamo. Liberati, io sono l'uomo più buono del mondo, il più tollerante di tantissime cose, specialmente oggi sono diventato intollerante al massimo. Per oggi a 66 anni mi permetto di dire non voglio sentire più cantori. Sbaglio da me, attenzione, sbaglio da me perché io mi permetto di dire, tu per esperienza giornalistica, io per esperienza sono stato per 18 anni presidente di una federazione. Ho fatto delle lotte, sono stato seduto nei tavoli istituzionali, regionali e nazionali, nelle scelte ministeri, eccetera, di qualsiasi lato politico, attenzione, capiamoci bene, ho visto tutto e tutto e oggi cantori non ne ho più. Per fare determinate carriere, diventare a essere anche presidenti di Camera di Commercio, può essere anche banditi, io questa forma li ho respinti. Non mi è interessata assolutamente. Ho una mia idea, che forse sarò in minoranza, me lascio a me. Non vado a cercare gli altri per farmi aprire la porta. Se mi stimano personalmente, perché io ti amo tutti, io ho dei rapporti con delle persone che ideologicamente con me siamo proprio migliaia e migliaia di chilometri distanti, però siamo amici. Sei lontanissimo da me perché io parto dal concetto che non esistono le ideologie. Ma lascia stare, un problema di ideologia mio, tu ogni tanto esci con una battuta, tu fai la battuta di casa non menzioni, e la devi fare quando stai col tuo collega Ideologie scontino. non esistono. Va bene, comunque, ideologia mia. Allora, questo è il progetto, per chiudere questa cosa. Siamo d'accordo su questo fatto, i progetti. E questa legge erano i progetti. Questa legge può essere la base di Ah, partenza adeguata bravissimo, a che qualcosa. superava queste cose. Vedi, per esempio, a me mi ha dato fastidio sul concetto che un presidente di regione, o bene o male, perché ne fa una questione politica, non, questi ragazzi, che boh, bene, saranno navigati, non li ricevono. Parla chiaro, dici il problema, così ragazzi, io l'ho superata questa situazione. E loro invece sono per fare un altro tipo di funzione, cioè si trova il collante, che c'entrano dei ragazzi o meno. Lo stesso lo dico pure al presidente, ma insomma, essere seri, non essere seri, Vedi, se la fanno cosa che casino, mi che dà la fastidio, democrazia. io ho l'impressione Uno è che De democratico quando Luca, c'è sia dissenso contrario a tutto, se non per sia, quello che ha co fatto lui, sia, dice sia il suo contrario ai buffone, Navigator, che poi perché è sono un una. problema Perché di grilline, è una cosa che non ha proposto. Sono bravissimo, d'accordo esatto. con te. Allora, Vincenzo Buffone, attenzione, detto questo lo dico io, non il liberato, io, caro Vincenzo Buffone De Luca, e lo dico anche a qualche giornalista un po' più arrotondato di me, che si fa è ufficio stampa, vabbè, che va in altra parte. Il problema in democrazia, quando una persona ti esprime grande dissenso, significa che la democrazia esiste veramente ed è forte, perché si cerca di trovare il dialogo. Non lo scontro, lo scontro è altra cosa. C'è lo scontro politico, però di idee, perché se tu dici no quelli là, mi devi dare l'alternativa e non devi fare il concorsone dei posti a contratto a termine per far vedere perché stai sotto all'elezione.
perché poi attingere è la democrazia, chissà che no, la democrazia, lascia stare la democrazia, ma la democrazia. Perché il concetto, noi abbiamo una fascia che è su bilancio dello Stato e a carico della collettività per l'Italia, e quindi il discorso europeo, che oggi sappiamo benissimo che noi siamo governati da oltre, siamo governati da oltre i confini nazionali, ci governa la Merkel e Macron, che poi la verità è questa qua, ci danno le pacche sulle spalle, che ci danno una delega per il commissario eccetera, cioè, poi ci mettono il falco dietro per tirarci la giacca, questa è una pagliacciata totale. Io poi sull'immigrazione, se qualcuno vuol venire la Lamorgese che ha fatto prefetto, viene qua, io ci spiego tutti i trucchi, pure quelli che stanno all'interno delle questioni. Sull'immigrazione tu il problema non... ma non lo puoi risolvere così, una soluzione sulla carta è sempre difficile. Ma liberato, ma quando un continente, dei popoli, fasce ricchissime, non li fai sviluppare e prendi gente, vanno via le mente, rimane, come è stata l'immigrazione. Guarda, l'ha detto Rabini, che è un giornalista di sinistra, che è uno dei più grandi osservatori esteri. Quindi, cioè, quando dice ha fatto l'esempio sulla emigrazione degli anni 50, disse quando lì al sud la gente andava al nord e andava in Francia, oppure andava pure in Inghilterra, andava in America, i cervelli andavano via, rimaneva tutta la munnezza che oltretutto è rimasta qua. Ecco il problema che vai a desertificare le zone. E quando nel sistema continente africano, io non uso neanche la parola usarle a casa loro, che è diventato uno strumento elettoralistico e politico, dico hanno delle energie, hanno delle ricchezze di cui l'aiuto è soltanto di indirizzo. Però c'è il problema, se poi tu Francia fai il colonialismo all'interno di quelle situazioni, cioè, tu chiaramente sta gente chiara che tu li aiuti per fotterli meglio, bravo, hai capito? Cioè, tu il discorso, tu fai finta di aiutarli per prendere una situazione di quello che la Francia ha fatto con 200, allora la Francia c'ha la doppia moneta su 250 milioni di africani, cioè su un territorio di quasi 25% del territorio del continente africano, cioè fa il signoraggio, c'ha la doppia moneta che ci fa, che va alla banca francese. È chiaro il concetto, quindi questa è l'egemonia di questo paese, dove ha poi destabilizzato la situazione dell'area del Mediterraneo. Poi la chiudiamo qua, poi vogliamo parlare porti chiusi, porta aperti, perché noi come redazione, caro Liberato, se permetti mi voglio prendere un bando, perché poi la nostra redazione, perché c'è il Libero Indipendente, passiamo brevemente al secondo punto e chiudo su questo. Io sono stato presente a una cosa, non la voglio ripetere, e guarda caso, ho fatto filmare fuori realmente una chiassata che i giornalisti professionisti e quelli delle televisioni che vogliono vedere gli incidenti, tipo come fa Piazza Pulita e altro. Io invece questo non l'ho fatto, o sono andato a vedere chi erano veramente i soggetti che protestavano, e te l'ho detto in video, l'ho detto qua, l'ho detto anche in live, e ho visto da chi era capeggiato una situazione. Poi all'interno ho ascoltato, e quando qualcuno dice il problema non è aperto o chiuso, il problema è l'Europa su questo fatto, amma fa, poi ferma, lascia stare, tu sei politico, devi dare l'indirizzo, deve... sì, ma amma fa, perché il concetto è che noi non siamo colonialisti, noi siamo subentisti, cioè subiamo, noi subiamo delle situazioni. Qual è poi la stupidaggine dell'Europa da questo punto di vista? Che quando permetteranno all'Italia, che di frontiera, di subire l'invasione, poi saranno gli italiani che invaderanno. Bravissimo, la Germania. Esatto. E a quel punto il problema... E ti voglio dire ancora un'altra cosa, come lo stesso fatto, io passo per uno da identificare, sovranista, populista, cioè, benissimo, tutto a posto, ma subito l'obiettività, tutti quanti, Orban ha detto, ma che ha detto? Uno che vota la Ursula von der Leyen, e poi vuoi fare il populista e il sovranista, ma dove te la sbatti? Cioè tu ti prendi i soldi per l'Ungheria, per fatti tuoi, e poi vuoi fare il sovranista dicendo perché poi il paese di Visegrad. Ma che stai capendo? Tu o sei o no, altrimenti fai come hanno fatto i grillini, tu voti un determinato sistema, perché Liberato, attenzione, che quando, e questo è un fatto che dobbiamo fare riflettere, che poi faremo una puntata su questo invitando qualche politico, quando loro sono stati determinanti a votare la von der Leyen, là c'è stata la spaccatura della maggioranza, perché i numeri, la maggioranza, il Parlamento, sì, ce l'aveva, sì, e si è spaccata la sinistra stessa,
Perché diceva, attenzione, dicevano quelli là di sinistra, vera, cioè, guarda che questi qua hanno ragione, questa è continuità. Quindi hanno dovuto chiedere i voti a coloro i quali dovevano fare loro la rivoluzione, che erano questi qua, questi quattro scemi dei grillini, eccetera. La dico io di questo fatto, vabbè, e la chiudo qua. Ma passiamo al secondo punto, abbiamo detto l'8-5, e qua faccio dire alle donne. Greta, ma dal primo momento, dietro questa bambina, adolescente, di 15-16 anni, ma chi ci sta dietro? Io ho ascoltato un fisico che l'ho posto sulla rete, che in una riunione nelle Camere Ambiente e Territorio del Parlamento nostro nazionale, un Nobel, e addirittura ho ascoltato pure Tremonti l'altro ieri e Bertinotti che dissentiva. Voglio capire, chi c'è dietro questa? Che capitalismo ci Devo sta dire la verità, dietro questa io non lo Greta so, io non lo Thunberg? so chi ci sta. A me questa ragazzina fa una pena incredibile perché stanno giocando sulla sua pelle. Questa è una ragazzina di 15-16 anni, no, c'è una 16 anni, che ha problemi, c'ha una sindrome particolare, non ricordo il nome, ma non è. Cioè, stanno giocando sulla sua pelle È una cosa, perché guarda, la stanno vergognosa. lanciando in avanti. Dice, È ma come un non devi. pupazzo che si muove a marionette ad Dice ordine a cose scuola. condivisibili, sono d'accordo che dice cose Ma il condivisibili, problema ma del servo mi dell'ambiente. spiegate come fa una ragazzina di 15 anni, Ha 16 anni, tutte queste cose. andare a parlare a loro e si permette di dire, perché qualcuno gli ha detto di dirlo, che lei è offesa, è arrabbiata perché avrebbe il diritto di stare a scuola e invece deve stare là a dire certe Libera, cose. ma scusa, Siamo alla follia più totale. posso dire una cosa? Io mi sento, Hanno creato un personaggio, intanto sono creano. ancora più convinto, attenzione, perché vedi, io non voglio fare propaganda ad alcuno, perché fino a quando tu senti qualcuno che ti dice, e come giornalista riporti, quello ti contesta e dice vicino a te, tu hai compreso una cosa per un'altra e sei stato un cattivo, eccetera. Ma se tu partecipi a qualche cosa, o apposti fai la fotografia, o lanci quell'antenna che cerca di prendere informazioni nel senso che vengono registrate, o perché ti stai avvicinando a qualcosa e ti picchiano con la polizia, e poi lo poni, lo scrivi, lo metti sul libro, lo metti sulla rete, fai vedere le varie azioni, dice, per entrare nella gruppa, fa fotografia, stavo là fuori là, no? Quindi se io vedo che io e te andiamo al gruppo Bilderberg, andiamo nella commissione di Latera, entriamo io e te. Allora, non come giornalisti che la stanno vedendo, dice, allora pure Liberato, Ferrara e Nunzio Vitolo sono diventati delle persone, eccetera, può darsi che domani li troveremo nei posti, eccetera. Cioè, il discorso è che nella realtà c'è un ordine mondiale nuovo e questa bambina, secondo me, dietro questa Questa ancora deve venire fuori bambina è una qualche cosa cosa. costruita a tavolino Da chi? Da questo nuovo ordine mondiale, perché questo è e a dall'alta finanza, dal prescindere da quello che capitalismo. dice, che può essere condivisibile o meno, a me questa bambina fa pena, Sì, perché a questa bambina hanno rubato l'adolescenza. l'hanno fatto diventare, a dire delle cose di persone mature, di competenza, di specializzazione, di A forme di 16 anni, ragionamento, a 16 anni, devi che non. giocare, devi Ma cercare questa oggi ha fidanzati. 16 anni, ma già un anno e mezzo fa ne aveva 13 e mezzo, Sì, 14 anni. sto dicendo, questa qui è una ragazzina che è stata costruita a tavolino, giocando sul fatto che fosse ammalata, perché ha una sindrome particolare, E questa è la cosa grande. e si vede dallo sguardo, cioè, è veramente una cosa avvilente. Poi dice anche cose che sono condivisibili, io non entro nel merito di quello che dice. Che poi quando si dice dobbiamo difendere il pianeta, l'ambiente, sono tutte cose banali che diciamo, nessuno vuole che l'inquinamento, l'effetto serra, poi bisogna andare a tarare con quelle che sono le necessità da un altro punto di vista, perché poi ti voglio vedere non fare un'agricoltura intensiva con certi prodotti quando la gente muore di fame, che poi alla fine arriviamo pure a questo. Dice cose condivisibili, però non lo devi dire a quell'età. Perché se lo dicesse un cinquantenne non avrebbe nessun senso. Lo dice una bambina con un problema, con una malattia. Guarda, c'è un ordine mondiale nuovo, c'è una forma di capire. Guarda, che Questa qua è una bisogna delle cose approfondire. più tristi. Brutta Guarda, di questa vicenda. perché stanno veramente manipolando una Una bambina. bambina. Ed è una cosa Gli hanno tristissima. tolto la fanciullezza a questa bambina. Ormai, ma pure i genitori che Sì, vabbè, ma appunto. vendono soldi. Sa, sono venduta. Io penso che ce la sono venduta.
Io penso che si sono venduti a questa figlia, nel senso di queste cose, perché guarda, Liberato, se tu guardi bene l'immagine, quando lei parla, al di là di questa situazione che ha questo problema di malattia, ma fa parte del personaggio. Esatto, è come vedi la recita sulla sedia della poesia di Natale di qualche senza fare nomi. C'è qualcuno che è diventato stramiliardario proprio per queste cose, perché si è prestato, si dice, a fare certi giochi della CIA che doveva controllare il mondo attraverso un social, e quindi hanno creato questo la CIA ha creato questo social per controllare il mondo, e questo è diventato miliardario. Si è prestato, era un ragazzino anche lui, si è capito a chi mi riferisco. Questa qui però mi fa ancora più pena, perché questa è l'immagine perfetta perché è ammalata, della sofferenza. Perché è ammalata. Stanno giocando sulla pelle di una ragazzina e di una ragazzina ammalata. Questa è una cosa, al di là che dice cose giuste, questa è una cosa veramente deplorevole. E poi quindi ci sta questo nuovo ordine mondiale di questo capitalismo finanziario. Io sono convinto che sia un nuovo ordine, io penso che... Così è, questo è il nuovo. Allora, se c'è la tecnocrazia è un problema. Vedi, Monti si sente attaccato in Italia e ieri sera ha specificato i parlamenti, se non a questa, l'altra al gruppo Bilderberg dell'informazione deviata dell'Ala 7. Perché io ti ripeto, non voglio criticare la stampa, però dato che Fubini ne ha fatto uno delle tante, vado a occultare delle morti proprio perché per un fatto prettamente politico non è più informazione. Di un qualcosa che, attenzione, si fa ragionare, e poi io però credo, questo e do l'attenuante, non l'aggravante, l'attenuante, perché io penso che l'informazione è lo specchio dell'informazione, tutti quanti noi compresi, ma non è che io parlo, mi escludo, io non sono nessuno. L'informazione è lo specchio di questo paese, molto nanninella, molto servile. L'annunzio Vobis dura in genere si affaccia il cardinale protodiacono, dice no, ma del Papa, che stiamo facendo una messa in coronazione, ma non è questo. Noi possiamo fare anche dialogo, vediamo qua, perciò dico i segnali che ci stanno facendo. Se l'informazione, la nostra informazione in Italia, televisiva, carta stampata, di noi quanti lui è proprio un effetto di nanninellismo. Se si parliamo di politica, di economia, di spettacolo, specialmente di sport, addirittura i giocatori, i calci di rigore, non li vediamo, le braccia non ce l'hanno perché è sponsorizzata la squadra che tu vai a riprendere. No, io ho letto un anninellismo proprio di Nanninelle. Il mio amico Franco, che è un imprenditore ortofruttico che io chiamavo simpaticamente Nanninella, perché era uno che ci piaceva fare così, proprio rispetto a questi qua, è un grande uomo. Ma proprio grande uomo, noi veramente siamo affetti da questo servilismo e nanninellismo, e siamo lo specchio di questo paese, veramente siamo lo specchio di questo paese. Questa è la nostra situazione. Devo andare allo stadio. Benissimo, tu devi andare allo stadio. Forza Azzurri, sempre. Ci vediamo mercoledì prossimo, non so con chi, un annunzio Vobis diverso, o ci sarà qualche consigliere comunale, o ci sarà il segretario della direzione, o qualche altro ospite, oppure Calderossi, io stesso e il direttore. Qua siamo gli unici che diciamo quello che pensiamo. Bravo, perciò siamo dei goleatori. Però lui era in porta, Chiariello in panchina e il condominio del parco, della Virtus Palazzina. Era il portiere di notte. Portiere di notte, lui di giorno. Arrivederci, tante cose.